letto con estrema sorpresa le parole di Giacomo Possamai, che oltre a denotare una incapacità di lettura amministrativa e del diritto societario, dà delle informazioni sbagliate ai cittadini, strumentalizzandole per motivi elettorali, evidentemente elettorali. La mancanza di 2,3 milioni per una lettera di un amministratore delegato, che peraltro non può decidere questo perché spetta all'assemblea dei soci, e che dice sostanzialmente al Comune di Verona e al Comune di Vicenza, Comune di Verona, ricordo, a guida Partito Democratico, che sostanzialmente non possiamo utilizzare quelle risorse che andrebbero semplicemente a coprire dei servizi per i cittadini, ma soprattutto a calmierare le bollette per i nostri concittadini in difficoltà. È chiaro che la nostra priorità è quella di aiutare i nostri concittadini, come abbiamo già fatto nel 2022. Però, caro Giacomo Possamai, oltre a denotare una incapacità di lettura amministrativa e giuridica, c'è un tema molto chiaro. Non confondiamo tutte le opere che stiamo portando avanti e che abbiamo iniziato a realizzare con i fondi del PNRR, con i fondi di AGSM e IM, che sono completamente diversi, sono un'altra partita. Quindi un rispetto nei confronti della città e dei vicentini, all'intelligenza di tutte le persone, ma soprattutto un'attenzione particolare ai nostri concittadini più in difficoltà.